Ciao ciao ciao! Allora, oggi video haul, video unboxing di questo super mega pacco che ho preso dal sito Emp. Ah, non so se lo conoscete, ma è un sito enorme che contiene veramente una varietà assurda di cose, articoli proprio di diverso genere e di diverso anche soggetti. Prima di tutto però vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete iscritti, attivando anche le notifiche per appunto riceverle quando pubblico i video, e di seguirmi sui social, e trovate tutti i link sotto, in particolare Instagram, perché lì posto quasi tutti i giorni. Vi dicevo, su Emp trovate di tutto, dall'abbigliamento, accessori, quindi anche scarpe, zaini, borse, qualunque cosa. Hanno anche prodotti di trucchi, cose varie, ma hanno soprattutto tantissimi anche gadget e cose riguardanti il mondo della musica, del cinema, quindi film, cartoni. Hanno tantissimi Funko Pop, cioè c'è veramente una varietà enorme di cose. Io ho scelto essenzialmente cose di abbigliamento perché appunto non erano neanche particolarmente costose, però insomma dateci uno sguardo perché trovate sicuramente qualcosa di carino. Hanno anche dei maglioni per Natale bellissimi, ispirati a Marvel, a cartoni Disney, cioè di tutto, c'è di tutto. Io ogni volta infatti mi ci perdo e mi piace anche solo sfogliare, no, le pagine e vedere cosa c'è, perché niente, bellissimo. Comunque vediamo che cosa ho preso io. Questo sarà un try on haul, perché poi appunto misureremo tutto insieme per vedere un po' anche se ci ho azzeccato, e quindi io direi di armarmi di forbici e di aprire il pacco. E non vi ho detto una cosa fantastica, la rapidità con cui processano l'ordine. Voi state tranquilli che tempo massimo una settimana e vi arriva la roba. Sono velocissimi, arrivano 1000 mail di notifica, di appunto ogni spostamento comunque ve lo notificano, comunque c'è il track del pacco, c'è il tracking e arrivano dalla Germania le cose, però insomma sono velocissime. All'inizio trovo subito delle cartoline e qui c'è l'anno sta per volgere al termine e vogliamo ringraziarti per il tuo supporto e la fedeltà. Ti auguriamo splendide vacanze e festività ricche di divertimento per iniziare il nuovo anno con il botto. E quindi mi danno anche un buono di 6,66 euro valido fino al 15 gennaio. Quindi vediamo un po', insomma, se ne approfitto. Può darsi, perché vedo che vendono anche anche roba appunto musicale che potrebbe interessarmi. Poi ogni volta vi danno anche l'adesivo. Questo è proprio ispirato all'inverno. E poi Christmas Family, questo sarà una specie di volantino, insomma, proprio per le cose natalizie. Come vi dicevo, hanno dei maglioncini natalizi spiritosi, carini, divertenti. Hanno tantissime cose anche ispirate a Harry Potter, tipo così. Ma veramente c'è il mondo, cioè questo volantino non rende giustizia, perché veramente c'è un milionesimo delle cose che ci sono poi sul sito, quindi date uno sguardo. La prima cosa che vi faccio vedere è questa gonna color verde militare, carinissima, che è della taglia XS. Io ho preso tutto piccolissimo e è a vita super super alta. Mi è piaciuto molto questo dettaglio che ha qui sulla vita dei bottoni e di queste bande un pochino più chiare qui sulle tasche, perché mi dà veramente l'effetto di una divisa militare e mi piace. È super super lunga, quindi è veramente super super invernale, adattissima a questo periodo, e con gli anfibi sotto io la vedo veramente spettacolare, e quindi ho preso questa e niente, è stupenda.
e speriamo mi stia bene. Poi vediamo un po', ho preso un paio di maglioncini. Uno l'ho preso anche per abbinarlo alla gonna, ora non so quale di questi che ho preso ci abbinerò, vediamo. Allora, questa magliettina è qualcosa di bellissimo, come vedete ha le maniche così a pois, non è ovviamente pesantissima, però è troppo carina. Mi piace molto il davanti perché lo trovo molto romantico con questo fiocchetto e con il fatto che ha questa diciamo banda sotto al seno, non lo so, mi piace tantissimo con questi pois, la trovo molto carina. E questa è carina sia fuori che dentro, quindi vediamo un po' se questa la metterò insieme alla gonna. Allora, ok, questa è la magliettina, è molto scollata. Ok, ora ho un reggiseno sotto che non è nero e non va bene. Comunque, a parte questo, la magliettina è decisamente molto scollata, quindi per l'inverno forse con una sciarpina. Però a parte questo è, oserei dire, deliziosa, è veramente deliziosa, perché comunque qui nel seno è davvero molto ben fatta, secondo me è romantica come dicevo. E l'ho messa con, provo a spostare un po', con la mitica gonna, però non so se sono comunque, anche la gonna è perfetta. Come vedete è lunga fino proprio appena sotto il ginocchio, è larga, quindi a me queste gonne larghe così piacciono tantissimo, e comunque ha questo dettaglio della vita super alta che però è comunque fasciante, quindi comunque segna la vita, mi piace tantissimo. Non so se sono due stili che comunque insieme un po' cozzano e non stanno bene, non lo so, a me non dispiace, però neanche convince, quindi non so se li metterò mai insieme, però cioè comunque se, anche separati, comunque sono due capi che mi piacciono tantissimo. Poi ho preso un vestitino, allora questo è fantastico, allora anche questo è taglia XS. Anche la magliettina è tutto XS. Io difficilmente, se non trovo la XS, prendo, perché tanto poi so che mi sta grande sicuro. Allora, ho voluto prendere questo vestitino che è bellissimo, perché allora, a parte la fantasia, cioè questo verde bottiglia così intenso è stupendo, mi piace tantissimo perché non è vistoso, ma è appunto un vestitino stile salopette, quindi ci va sotto qualcosa di semplicissimo, credo nero, ci metterò qualcosa di nero perché riprende appunto anche un po' il nero, ma ci starebbe bene che secondo me anche un bordeaux, vediamo insomma, ma è carinissimo perché sotto poi è largo, quindi fa questo effetto secondo me molto anche romantico, e ha i bottoncini qui davanti, dietro invece è cucito ed è praticamente si incrocia sulle spalle. Non vedo l'ora di provarlo perché mi piace veramente, cioè tantissimo, quindi ho preso anche questo. Allora, ho lasciato sotto la magliettina e ok, questa sotto a questo vestitino non ci sta bene, però il vestitino, nonostante sia una XS, è decisamente grande. Allora, per quanto riguarda le spalline non ci sono problemi perché hanno comunque il bottone, due bottoni anzi, e si possono facilmente spostare, quindi per quello non ci sono problemi per le spalline. Quindi quello basta spostare il bottone. L'unica cosa è che magari sotto ci metterò un golfino che comunque un po' riempie, perché è comunque un po' larghino e
Ok, peccato perché mi piace davvero tanto anche la lunghezza, mi piace comunque per questa stagione, soprattutto con degli stivali alti fino al ginocchio, magari sotto, e secondo me ci stanno bene. E mi piace anche la pesantezza, perché comunque non è leggerissimo, quindi secondo me è top. Ha anche addirittura le tasche, cioè come vestitino è fatto davvero, davvero tanto bene. Se fasciasse bene qui sarebbe anche appunto fasciante, quindi segna anche il punto vita. È un po' grande per me, purtroppo, e vedrò se spostando appunto i bottoni e con comunque un golfino appunto un pochino più ampio sotto riesco un po' a mascherare la grandezza del vestito, perché è davvero tanto carino, ma tanto tanto tanto, mi piace tanto, però è grande. Credo di aver risolto con il vestitino perché l'ho praticamente incrociato dietro e come vedete mi sta decisamente meglio rispetto a prima. Quindi, ok, fatto così va bene, quindi va incrociato dietro e in questo modo è preciso. Ovviamente sì, ci metterò comunque il golfino, però cioè, ma guardate quanto è carino, cioè. È proprio bello, mi piace tantissimo. Credo proprio che domattina lo metterò subito. E sì, è troppo troppo carino. Che bello che mi sta bene. Così è decisamente un'altra cosa. Top. Ho preso uno zaino. Mi sono innamorata di questo zaino. E ora capirete il perché. Pronti per questa meraviglia? Allora, è uno zaino. Ora il dentro lo lascio così almeno lo vedete bene. Disney, ispirato alle principesse Disney. Cioè, quanto è carino. Ah, poi questo è stile un po' metelassé, no? Tipo Chanel così. E mi piace tantissimo perché non è tutto nero, ma ha il dettaglio del manico e delle bretelle più chiare color crema e io lo trovo bellissimo. Ha una comoda taschina anche qui laterale, la chiusura qui, quindi una tasca anche davanti, cioè guardate la fantasia all'interno con il castello Disney. No, cioè io ce l'ho anche tatuato addosso, cioè quindi proprio per me questo è lo zaino della vita. Cioè, è qualcosa di meraviglioso, ma soprattutto finalmente è uno zaino grande, veramente grande. Però è grande, ma non è grande, cioè è anche elegante. Cioè, dentro è bellissimo. Con i castelli Disney. Dentro però, ecco, non ha nessun altro tipo di tasca, è solo zaino. Cioè, bellissimo, secondo me questa è la grandezza giusta per ogni occasione. È carino, è elegante, però mi rappresenta appieno. Bellissimo. Ok, faccio vedere da vicino lo zaino perché è qualcosa di eccezionale, il castello Disney, ma soprattutto il dettaglio è che su ogni principessa c'è anche sopra il suo simbolo e quindi c'è la mela con questi che sono, con i cerbiatti per quanto riguarda Biancaneve. Sulla Bella e la Bestia c'è la tazza con la teiera, poi Cenerentola c'è il campanile, insomma l'orologio, quello della mezzanotte, e sulla Bella Addormentata c'è la corona. Cioè, io questo zaino, cioè, proprio lo adoro e questo contrasto tra nero e color panna è qualcosa di eccezionale, mi piace tantissimo. E poi qua c'è anche la targhetta Disney, questo credo che sia la marca, insomma, dello zaino e è bellissimo. L'unico peccato è che non ha i piedini sotto, quindi insomma magari tende un po' a sporcarsi, bisogna fare quindi un po' di attenzione, però ci sono anche queste due tasche laterali ed è fantastico, bellissimo. Ah, ero convinta di avere preso due magliettine, invece no, è solo una, ok?
Vabbè. Si vede che avevo messo nello zaino, sì, nello zaino. Nel carrello avevo messo un'altra magliettina, poi l'ho tolta perché veniva troppo. Allora, questo, come potete vedere, ho scelto poi un giaccone per l'inverno di questa marca che mi piace tantissimo perché è goticana. Cioè, a me questo stile piace da morire. Trovo troppo sexy. Allora, è questo giaccone, non vedo l'ora di indossarlo, ma è secondo me stupendo. Allora, anche questo è XS, cioè, ma guardate quanto è bello. Allora, è anche imbottito, sento, l'ho pagato poco perché l'ho pagato 89 euro 90 euro, insomma anche un po' imbottito, cioè, ma guardate. Allora, ha tutte queste borchie, non vedo l'ora praticamente di indossarlo. Il cappuccio è qualcosa di eccezionale, ovviamente pelliccia super finta, ma io, cioè, mi ha colpito proprio tutto questo dettaglio che ha di questi inserti di finta pelle, ovviamente, con le borchie, perché lo trovo, guardate le maniche come sono belle, lo trovo molto molto aggressivo, ed è un giacchetto comunque lungo che arriva fin sotto il sedere, però è anche stretto e abitato, e quindi è molto femminile secondo me, e io, cioè, veramente non vedo l'ora di provarlo. Sotto ha il risvoltino questo in lana come le maniche, cioè, è, secondo me è veramente stupendo. E ora proviamo il giacchetto. Io sono innamorata di questo giacchetto, cioè è bellissimo. Allora, forse le maniche sono un pochino grandi, ma a parte questo, però le spalle vanno bene, le maniche un pochino lunghe dei giacchetti a me non danno fastidio, perché anzi spesso faccio proprio così, ci metto dentro le mani e li uso al posto dei guanti, che sinceramente io un po' detesto. Cioè, questo giacchetto è bellissimo perché non è largo, quindi come misura ci siamo, a tutti questi dettagli luminosi che mi piacciono da morire, cioè tutte queste borchie, cioè lo rendono veramente molto particolare, è bellissimo. E ha anche la comodità del cappuccio che io sfrutto tantissimo, mi piace tantissimo avere il cappuccio integrato nei giacchetti, ok, è un messaggio, perché appunto lo uso, e niente, cioè è un giacchetto stupendo. Ditemi voi se non è stupendo, perché poi ha anche questo fatto della doppia allacciatura, così che comunque tiene caldo, perché se fosse stato solo con i bottoni magari un po' di aria sarebbe passata, ma così non passa nulla. È bellissimo, cioè è bellissimo, mi piace da morire, cioè, sembra quasi un vestito, cioè secondo me se lo si usa per andare in un posto di quelli, sapete, che magari non vi togliete il giacchetto, state al chiuso ma non è caldissimo, cioè con un bel paio di calze sotto e un paio di scarpe non c'è bisogno nemmeno del vestito, siete già belle che vestite così, cioè è un vestito praticamente, è bellissimo, bellissimo. Ok, io sommersa da tutti i miei acquisti, fatemi sapere se vi piacciono, vi saluto e noi ovviamente ci vediamo al prossimo video, ciao!